Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo in diretta da Milano e il loro primo faccia a faccia, loro sono i Club Dogo. Ciao, benvenuti. Che si dà la mano anche tra rapper, sì. Scomodatevi, perché io non sono capace di fare quelle cose, bella zio e quelle cose lì, quindi abbiate pazienza che sono anziana. Allora, dominatori della classifica col nuovo disco Che bello essere noi, secondi solo ad Alessandra Amoroso. Incredible. Alessandra Amoroso è imbattibile. Lei è imbattibile. Vabbè, però... è incredibile soprattutto perché non abbiamo avuto né promozione radio né promozione quasi televisiva. E quindi come ve lo spiegate? Che siete molto bravi? Forse no, demograficamente che c'è tanta gente che segue un artista senza essere guidata dalla radio e dalla TV. Poi anche che i fan insomma ci ripagano. Secondo Rockit, i Dogo erano l'urlo di Milano, con sudore e attitudine sono diventati l'urlo d'Italia. E il Corriere della Sera mercoledì vi ha dedicato un paginone. È per questo che è bello essere voi. Perché? Che bello essere noi, cosa vuol dire? Che bello essere noi, e, diciamo, una prima visione può essere un po', come dire, un po' ego trip, un po'... Oddio, traduci. Ego trip sarebbe un po' parlarsi addosso, no? In realtà, che bello essere noi vuole più dire che bello non essere gli altri, che bello non essere quelli che, per arrivare in vetta alla classifica, devono fare dei pezzi scritti da altri, scendere a dei compromessi, fare l'imitazione di qualcuno... o imitare delle altre persone che non sono, quindi noi siamo riusciti ad arrivarci facendo sempre quello che abbiamo voluto, senza preoccuparci di fare il testo giusto, il testo rassicurante, quindi che bello essere noi. Jack La Furia e Gue Pequeño. Già dalla prima pagina di mercoledì, era il giorno del paginone sul Corriere, sì. Però sembrava si parlasse dei Club Dogo. Avrete notato la somiglianza tra la foto del capo degli Ultra Serbi e quella del vostro ultimo CD. Io so anche nome e cognome. Ivan Bogdanov. Lui, che è grosso, rasato, tatuato, mi ricorda sì. Qualcuno, Jake. No, ma io non c'ero però. Non c'ero, ma tu vai in curva? Ma io adesso non vado più in curva, sono andato in curva a vedere il Milan un sacco di volte, adesso per motivi un po' così che se vado in curva... Che succede? Insomma mi... Ti menano? No. Gli autografi! Diciamo, ma è vero che quando tu vai ti aspetti la rissa come un'emozione, come una cosa... No, insomma io sono sempre andato con degli altri occhi allo stadio, nel senso che... Quindi non sei mai andato per... Sono andato allo stadio per far parte dei facinorosi, come si dice, quindi io sono andato per vedere la partita, ma poi lo stadio non è tutto andare per fare a botte, ci sono delle fazioni che vanno per fare a botte. Ma voi di risse ne avete fatte? Parecchie, sì. Ma è parecchio che non ne fate o...? Non tantissimo. Ah, non tantissimo? Oddio. Posso chiedere perché l'ultima rissa? Ma futili motivi, magari. Come futili motivi? Ragazzi, non si può scherzare su queste cose. È appena morta l'infermiera rumena. No, ma io non ho mai picchiato. Quella cosa dell'infermiera rumena. Stiamo parlando di ragazzate. Cioè, quelle fatti della cronaca sono indifendibili. Cioè, lì si tratta di... Cioè, di cosa si tratta di cosa? Ma io non vorrei fare, credo, di spegnere la ragione, di spegnere completamente il cervello, di... E invece quelle risse che fate voi cosa sono? Tra ragazzi? Non è che facciamo risse, cioè... Sì, l'ha detto lui! Ma succede, insomma, magari, sai... Fammi un esempio di futile motivo. Il futile motivo... Una ragazza. Più comune per la rissa è... Oh, che cazzo ti guardi? Sempre quello. Però non è che siamo tanto lontani da... Da altri avvenimenti. Mi spiace citarlo, ragazzi, però il pugno all'infermiera, il tassista milanese pestato per aver investito un cane. Tra l'altro i cani, insomma, tornano nelle vostre cose, i Dogo, no? Sono quei cagnacci, sì, aggressivi. Sì. Leggo dal vostro libro La legge del cane. Gli zarri amavano i cani. Il cane legato con la catena che impazziva e sradicava la panchina. Che immagine letterale. Minchia, andava di brutto. Sì, no, ancora di brutto. Sì, sì. Il Dogo. Dogo. Il pitbull, il rottweiler, insomma. E cosa hanno di bello che fanno paura? Incarnano per... Ma stiamo parlando sempre comunque di certi tipi di persone che prendono certi tipi di cani, nel senso...
per i ragazzi più estroversi, più, anche più, un po' più dediti alla violenza, quei tipi di cani sono un po' la loro proiezione canina, no? Quindi il pitbull, il dogo. Ma noi, il nostro nome Club Dogo non viene comunque dal fatto che noi avevamo dei dogo, viene dal fatto che il dogo è un cane potente e volevamo rappresentare la potenza nostra nel fare il rap con la metafora del cane. Faccio vedere, noi eravamo alla presentazione del disco pochi giorni fa, quello che è successo, quello che succede quando voi vi muovete. Stanotte mi sono svegliato, ho acceso iTunes, eravamo primi. Calzando quello del genio del piano, come si chiama? Allevi. Quello un po' freak. Bella Allevi. Allevi, ma ti levi. Bella. Quando muoio voglio andare all'inferno, perché mi hanno detto che è meglio così, non vorrei mica vivere in eterno. Il dogo è la mia fede, come dice anche la canzone. Io non è che emulo il dogo, io ho fatto una scelta di stile e il dogo è la mia voce tirata molto più in alto in televisione, su MTV, dove io non posso arrivare. Club Dogo sono un gruppo figo in generale dell'hip hop perché riescono a fare ogni tipo di pezzo. Loro hanno di diverso che comunque non sono dei venduti, non si commercializzano. Loro rimangono loro. Andrò all'inferno come una rockstar, sarà come ogni sera quando sono fatto le bar. Sul tavolo tra le fiamme, diavoli si madonna con mano di tra le gambe. Mi bloccano la mia calma, avviso che si rompono i coglioni. Stanno tutti buoni senza senso, senza ringrazio. Mi piace l'hip hop perché è una cultura. È un ballo, un modo di pensare, un modo di vedere la vita qui e ora. Io sono qui in questo momento e sto vivendo una cosa. Da quando Valeria, dicevo, ascolta i Club Dogo, mi sono piaciuti molto anche a me. Mi ha tirato dentro nel rap. Non sono fighi a livello estetico, sono fighi come si muovono, quello che fanno, quello che dicono, quello è figo. Complimenti. Se arrivasse mia figlia con un fidanzato rapper, io guarda, ti dico la verità, forse sono una mamma un po' anticonformista e atipica, però io sarei contenta. Un dogo come ragazzo manco morta, sinceramente. Sempre un po' se dopo stanco tutto zio, quando arrivo devi farti passare, Vivendo in una zona periferica di Milano ci si rispecchia molto perché si vede appunto descritto nei testi di un artista famoso ciò che vivi tutti i giorni nel tuo quartiere, nella tua zona. Comunque la vita di strada, comunque io non dico di esserci nato ma ci sono cresciuto, quindi so le esperienze che hanno fatto e mi ci rivedo. La Dogo Gang è una grandissima famiglia, c'è chi balla, c'è chi canta, c'è chi fa da supporter a livelli altissimi. Non mi sento parte della Dogo Family anche perché vedo gli effetti che fanno anche sui miei amici, dire ehi Dogo, Dogo, cioè diventi ridicolo. Io sono fan di Club Dogo ma il numero uno, oggi come ieri sempre Dogo fiero. Beh, anche lui una certa somiglianza lui con Ivan, tutti i concerti. Ce l'ha. Ma per voi questo, avete letto oggi, stamattina sulla Gazzetta si parlava di Ivan, pare che viva con la mamma, faccia il muratore disoccupato, c'ha un sacco di problemi. Le direi. Adesso ne ha particolarmente. Secondo voi, voi parlate spesso di una volta c'erano le piazze, adesso c'è l'androne. Cosa mi spiegate questa della piazza dell'androne? Cosa vuol dire? Qual è il cambiamento? Beh, il paragone tra piazza e androne viene fatto perché noi comunque siamo cresciuti, abbiamo fatto l'adolescenza durante gli anni 90, durante i primi anni 90, quindi senza telefonini, senza PlayStation, senza Facebook, senza niente. Quindi si andava in piazza perché comunque se dovevi beccare i tuoi amici, uscivi, non c'era il telefonino, se non li trovavi a casa, uscivi e andavi in piazza, sapevi in che... In piazza. Fumavi delle canne, fumavi delle gran canne, dicevi delle cazzate, vedevi cosa c'era da fare, non è che c'era... Si faceva tanto, si stava tutti insieme, si rideva, si scherzava, si fumavano le canne, principalmente. E invece l'androne? L'androne è la conseguenza del... si parla di androne in un altro modo, nel senso stare nell'androne vuol dire scendere sotto casa e non vedere quello che c'è oltre l'androne di casa tua. Se ne parla in negativo nel disco perché noi in questo disco abbiamo cercato di dare un po' una sveglia a questi ragazzi che con Facebook, il telefonino, non sanno niente di niente, non sanno della politica, non vanno a votare, non sanno cosa succede, sanno solamente dei gruppi, di Facebook e di altre cose. Anche quindi... a livello minore non hanno tanti interessi, nel senso che noi
saremo criticabili e tutto quello, però siamo cresciuti avendo una serie di interessi, anche il cinema, la musica, che può anche essere considerato sottocultura, però era un qualcosa che comunque, se non altro, alimentava anche la fantasia e tutto, mentre onestamente adesso è un po' più desolante la situazione, cioè vediamo che i ragazzi hanno molto meno interessi. Uno dei loro interessi sono i Club Dogo. Voi sentite la responsabilità di comunicare delle cose, dei valori? Diciamo, no? Che non abbiamo mai avuto la responsabilità di, del messaggio, nel senso che noi abbiamo sempre scelto di fare una cronaca, anche di robe forti, se vogliamo, la droga, la mala politica, queste cose qua. Però non, cioè nel senso, non abbiamo mai dato un messaggio del tipo io ti consiglio di uscire e pippare, io ti consiglio di uscire e spaccare tutto. Noi abbiamo sempre raccontato le cose che abbiamo visto, che ahimè abbiamo anche vissuto, e basta. Quindi la responsabilità di educare i figli non ce l'abbiamo noi. Cioè, più che dire giusto e sbagliato è il dirlo, che comunque è già tanto, perché alla fine non sono in molti a dirlo, a dire le cose. Quindi, insomma, avete scritto che oggi bambini di 17 anni si sfondano di bamba come un tempo si faceva con il fumo. Sì, perché è un dato sociale, nel senso che la cocaina, come diciamo in un pezzo, è un po' il fumo del 2000. Quando eravamo piccoli noi c'era il fumo, era semplicissimo trovare il fumo. Adesso, paradossalmente, se si scende in strada è più facile trovare la cocaina che il fumo. E quindi, di conseguenza, è ovvio che i più giovani ne usufruiscano. Anche di qualità bassa. Voi avete bassa. Anche dedicato una canzone alla cocaina, ci avete avuto molto a che fare? Sì, la canzone in realtà, come dicevamo prima, può trarre in inganno perché sembra una preghiera alla cocaina. Più che altro perché la cocaina, appunto, è una divinità dei giorni nostri, nel senso che su questo non c'è dubbio, visto che l'uso che se ne fa e che ne fanno moltissimi. Poi il solo gesto di abbassarsi indica una prostrazione. In realtà la canzone fa trasparire delle cose negative, nel senso che anche lì, senza dire, senza fare una retorica, cioè sbagliato, però viene fuori che per noi è stato un incubo, cioè parlo per tutti, cioè a noi ci ha rovinato la vita. Quindi se uno ascolta bene la canzone può imparare questo. E voi come avete fatto a capirlo e anche a smettere? Perché mi sembra che sia andata così, no? Sai, dopo un po', cioè, non puoi continuare per sempre, specialmente a livello psicofisico è una cosa, ci vuole testa e forza di volontà e capire che si può andare oltre. Si può, Jake, andare oltre? Sì, sì. Ma sono felicissimo senza. Ma sei stato male? Beh sì, ho avuto ansie, panico e varie cose. E perché quindi... c'eri finito dentro? Perché lo facevano tutti? Ma perché comunque si sperimenta. Io adesso non è che sono finito dentro nel senso che ero rovinato dalla coca, però come tutte le cose ho provato perché secondo me bisogna provare. Quindi... Anche no, dai. No, ma è inevitabile, mi sono espresso male, effettivamente non è che bisogna provare, però è inevitabile che, secondo me è inevitabile che un ragazzo, poco più che adolescente, venga a contatto comunque col fenomeno della droga. Quindi io ho fatto le mie esperienze, ho provato le mie cose, poi... Voi nel libro...